Cantate, pregate con noi, fiumi, mari e monti. Domani si festeggia questa festività appunto della struttura. Allora sì, effettivamente l'abbiamo aspettato molto con ansia. Domani festeggiamo e la ricorrenza è di questo giorno. Cerchiamo di portarla avanti da tanti anni. Gruppo dell'Assunta e gruppo di Centinarola e tutte le parrocchie nei dintorni. Sarà festeggiata in memoria di Gabriella Lambertini, lo dobbiamo a lei. E questo, poi ci saranno dei canti, dei palloncini, tante cose, mazzi di fiori anche devolti alla Madonna. E poi aspettiamo la festa della giornata dell'Assunta in via Stelle di Mare, a Torre Tirifano, posto centrale. Danzate, cantate con noi. Simona, a che ora prenderanno il via queste celebrazioni? Allora, domani praticamente saremo giù a Torre Tirifano nella spiaggia libera centrale, nel lungomare Stelle di Mare, alle ore 10 e poi proseguiremo fino a mezzogiorno circa, questo è il nostro orario diciamo classico. E faremo anche un ricordo al noto cantautore Roberto Bignoli, che per tante edizioni ci ha seguito e ci ha sostenuto, e praticamente avremo la presenza anche della sua moglie, di Paola Maschio, e anche delle sue due figlie, Stella Chiara e Maria Stella. E avremo poi anche la straordinaria partecipazione della sua band, che è la Nuova Civiltà, con la quale lui ha girato praticamente tutta l'Europa, ma non solo, portando a tutti la buona notizia del Vangelo attraverso il suo modo di cantare così unico. Ricordiamo che Roberto Bignoli, oltre ad aver scritto la ballata per Maria, che è la sigla mondiale di Radio Maria, è anche autore di tantissime canzoni che hanno servito a portare la speranza. Lui diceva: io porto la speranza attraverso il talento della mia musica. Praticamente ci ha sostenuto in questi anni, è stato sempre presente anche quando non lo era fisicamente, e appunto vogliamo fare questo grande ricordo proprio dedicato a lui, ecco così. E con voce soave.